e sta soltanto crescendo. Se avete una buona idea e se rispondete a un bisogno, è possibile avere successo. Che cosa succede oggi? Ovviamente io non entro in tutti i dettagli, voglio darvi solo alcuni spot perché c'è poco tempo e soprattutto non voglio annoiarvi con troppe chiacchiere. Quindi, primo punto, siamo in una crisi, la crisi ovunque. L'Italia è meno in crisi dell'Inghilterra. L'Inghilterra dall'anno prossimo avranno i tagli del governo e il crollo del fundraising. Nonostante questo, non sono a cospargersi la cenere sulla testa, ma stanno pensando come affrontare la crisi. E la crisi in realtà è un'opportunità per gli innovatori. Io non sarei preoccupato per la crisi in sé, per il settore in sé. Io sarei preoccupato per quelle parti di settore, per quelle organizzazioni che non innovano, non si adeguano e non usano la crisi come possibilità di cambiamento. E vi ho portato due persone che sono nel settore e non, cioè conoscono il terzo settore, ma non parlano del terzo settore da un altro punto di vista. Robin Mallory, come si chiama la persona del Fair Trade, che io non mi Robin è uno degli autori del Fair Trade in Inghilterra ed è uno interessante, molto intelligente. Ha scritto recentemente una pubblicazione, da cui ho preso questa citazione, per Nesta, che è il dipartimento del Ministero dell'Industria per l'innovazione, il dipartimento per l'innovazione del Ministero dell'Industria, e ha scritto una pubblicazione sull'innovazione e il terzo settore come risorsa di innovazione. Questo è il livello. E ha un punto meraviglioso: non è questione di avere più risorse, non bisogna chiedere più risorse, bisogna usare le risorse in modo nuovo. E se c'è qualcosa che il terzo settore sa fare è lavorare in modo innovativo con poche risorse. Questa è una qualità da, come dire, vendere. Altro punto importante, Diogo Vasconcelos, che era un ministro di Barroso, molto vicino a Barroso, presidente della Commissione Europea, adesso un senior advisor di Cisco, una delle grandi corporations americane sui servizi, loro fanno soprattutto cables, i cavi quelli che vi permettono di comunicare. E Diogo Vasconcelos, che lavora molto col terzo settore, che recentemente ha pubblicato una ricerca su con le raccomandazioni alla Commissione per la nuova strategia di Lisbona, quindi la strategia economica dell'Unione Europea. All'interno, lavorando insieme, abbiamo inserito il terzo settore, ma non più il terzo settore come spesa sociale per aiutare i marginalizzati, ma il terzo settore come crescita, impiego e innovazione, senza ovviamente negare i campi operativi del terzo settore, ma guardando a quei campi come parti vitali della società, ad esempio i servizi, social services, qui, educazione e salute, ambiente e immigrazione, come settore di crescita, impiego e innovazione. Questo ovviamente sta cambiando il dibattito all'interno delle istituzioni europee e nei governi. E poi ho deciso di darvi qualche spot rispetto a quelli che sono i tradizionali produttori di leader del settore profit. E ho scelto alcune quotes dalle grandi business school inglesi. Però ho dimenticato un dato importante del terzo settore. Ho preso ovviamente quello inglese, non perché sia un anglofilo, però sicuramente se c'è una cosa buona negli inglesi è il clima di apertura e innovazione del terzo settore in Gran Bretagna. Apertura e innovazione per gli inglesi, ma per chiunque altro abbia qualcosa da fare e dire al loro interno. E per darvi un dato concreto di cambiamento, ho scelto quello della crescita delle imprese sociali. Le imprese sociali dal 2006 in Gran Bretagna sono cresciute da 0
perché in Gran Bretagna non c'era la legislazione delle imprese sociali, le CIC. C'erano charities, o charities, è il modello più comune, ma non entrò negli aspetti legali. È stato creato la CIC, in pochi anni sono state fondate più di 3.000 imprese sociali. Questo vi dà un dato sul dinamismo del terzo settore inglese. Ovviamente, insieme alla legislazione, sono state accompagnate politiche favorevoli e incentivi. Il mercato è un po' drogato perché ci ha messo troppi soldi, il governo ci ha messo troppi soldi, quindi secondo me questo numero o non cresce o diminuisce. Però resta questa apertura incredibile al cambiamento. E questa apertura è accompagnata da quelli che poi sono gli operatori della professionalizzazione, come le business school. Aswich Business School è una delle due top in Gran Bretagna e loro normalmente formano i for profit leaders. E c'è questa, dato che c'era un riferimento, credo, in qualcosa fatto da Marco sulla generazione Y, è una business school che dice che la generazione Y vuole più di un lavoro, che vuol dire guarda ad elementi che non sono unicamente connessi allo stipendio. È una rivoluzione del mondo inglese. E due in più, l'80% di quelli che fanno gli MBA nel settore dell'impresa sociale, del social business, con saluti, trova lavoro. Non solo, Hanley Business School, il settore for profit sta aprendo dipartimenti per lavorare con il terzo settore o lavorare insieme o negli stessi campi in cui opera il terzo settore, in particolare sostenibilità e cambiamento climatico. E passo alla mia seconda parte velocemente, perché questo è il campo di lavoro di Euclid. Se c'è uno dei nodi su cui operare per effettuare una trasformazione strutturale del settore, è quello del funding. In particolare noi lavoriamo su due filoni, quello dell'efficienza e quello dell'innovazione. L'efficienza implica usare meglio le risorse già disponibili. In un periodo di crisi è assurdo pensare di chiedere più risorse, soprattutto ai donatori istituzionali. Quello che si può chiedere invece è un uso migliore delle risorse. In Europa siamo i leader nella campagna per la riforma dei fondi europei, in particolare quella che si chiama la regolamentazione finanziaria, non so se in italiano sia una traduzione corretta, essenzialmente le regole applicate alle domande, gestione e reporting sui fondi europei.